Ciao ragazzi, ci sta che bella vi. Allora, sul Bari ci sono un po' di nervosismi naturalmente. Stasera si gioca Bari-Brescia, che è, diciamo, l'ultima di campionato, il crocevia per la prossima stagione del Bari e di tutte le squadre di B, di quasi tutte, visto che sono poche quelle che non hanno più niente da chiedere al campionato, ok? Ci sono un po' di nervosismi anche fra tifosi, ricevo dei commenti. Per carità, ragazzi, io sono contento che mi scriviate, che mi facciate delle osservazioni e quant'altro, no? Però io non sono giornalista, non scrivo per una testata giornalistica, non sono pagato da nessuna rete televisiva o rete internet o canale internet di rete televisive, fate come volete, quindi non sono un informatore o un giornalista, per quello potete farlo da soli, visto tutte le risorse che ci sono in rete, oppure potete andare nei canali ufficiali dei media baresi, laddove loro si informino e scrivano tutte le informazioni che uno cerca. E spesso, lo dico con certezza, sbagliano anche i giornalisti delle testate premium, figurati se non posso sbagliare io. Per quanto riguarda Marino, visto che un utente è venuto a scrivermi che Marino andava mandato via prima, queste sono chiacchiere da bar, perché i fatti sono che Marino c'ha lo score migliore dei tre allenatori che si sono avvicendati quest'anno. Questo è un fatto. Poi mi venite a dire che Marino ha giocato le partite facili. Mi viene da ridere perché vuol dire che non conoscete il campionato di Serie B. Non ci sono partite facili. L'Ascoli è venuto a vincere a Como, per esempio. Per fare un esempio. Quindi l'ultima in classifica può vincere in casa della prima tranquillamente. Cosa molto difficile in Serie A. Molto, molto difficile. La Salernitana è difficile che vada a vincere a Milano contro l'Inter, no? E laddove pure esistessero partite facili, sicuramente Marino ha affrontato partite molto difficili e le ha vinte, come fuori casa a Brescia, Brescia-Bari. Questi sono fatti, il resto sono chiacchiere. Mignani, Marino, Iachini. Marino è quello che tra l'altro ha dato al Bari un po' di identità, visto che certo c'erano le difficoltà attuali, ma davanti si vedeva qualcosa. Davanti si vedeva qualcosa. Questi sono i fatti, ragazzi. C'ha lo score migliore Marino, che con lui non eravamo certo alla retrocessione. Con Iachini poi le abbiamo perse tutte. E non mi venite a dire che Iachini ha avuto partite difficili se ha vinto le prime due con Lecco e con Ferrapisalò in casa. Ok? Quelle sono partite facili. Ce la facciamo qua? Sì. Quelle sono partite facili. Quelle sono partite facili, ok? Un altro punto importante è che con tutte le probabilità, le casistiche che possono verificarsi in questa giornata, no? Ternana, Ascoli, La Spezia, se perde La Spezia vince la Ternana, perde l'Ascoli vince la Ternana, cioè ci sono miriadi di casistiche, no? Non posso andarmene a studiare tutte. Non posso, io posso dirmi, vi posso dire la, vi posso dare una visione d'insieme e una mia opinione. Poi su tutti gli incastri possibili, immaginabili, se vince quello, passa quell'altro, se pareggia quello. E andatevi a studiare voi, andate sui canali dei media baresi, laddove loro si preoccupino di assumere uno statistico. Voi direte non ci vuole uno statistico o qualcuno che si mette là a fare tutti i conti, ok? Perché ci sono miriadi di possibilità. Quello che vi posso dire io è che la Spezia la vedo fuori, la Spezia la vedo fuori, e vedo la Ternana come competitor, laddove non si retrocedesse direttamente stasera. Voi mi direte perché? Perché il Bari è incapace di vincere, non sa giocare a pallone, è una squadra che ha paura. Quindi, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno,
perché stasera dovrebbe cambiare tutto? Perché noi tifosi diciamo vincere, 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 la vedo difficile. Quello che voglio dire è che negli ultimi due abbiamo preso due pareggi miracolosi, che col Parma è un pareggio miracoloso, che se ne dica, se sono messi d'accordo, queste cose io non le tratto minimamente perché vedo i risultati, sono due punti che ci tengono ancora a galla. Perché se non avessimo preso questi due punti nelle ultime due, noi saremmo già retrocessi sicuro. Ok? Quindi questi due punti sono vitali. Quindi, se si ragiona in ottica di pari e il Bari stasera pareggiasse, vedetemi bene, e se pareggiassero anche Ascoli e Ternana, potremmo passare noi. Mi seguite? E non è escluso, non è esclusa un X in queste tre partite. Io non la escluderei. Poi è normale che l'Ascoli è una squadra tignosa e magari sta 0-0 fino al 90esimo, facciamo gli scongiuri, capito? E poi al 92esimo segna l'1-0, vabbè, mi seguite? Va bene. Però se uscissero 3x, x Bari, x Ascoli, x Ternana, posso dirlo, se non vorrei sbagliarmi pure qua, che dovremmo andare a fare lo spareggio noi con la Ternana, perché l'Ascoli retrocederebbe, perché avrebbe la media punti, gli sconti diretti in negativo col Bari, no? Se non sbaglio, forse mi sbaglio qua con l'Ascoli, non li abbiamo battuti noi? Forse no, forse media punti, non lo so, però questo è da capire. Non mi fate dire castronerie, però secondo me se arriviamo a pari punti con l'Ascoli forse passiamo noi, da capire. Se me lo potete dire per favore nei commenti, questo perché non sono andato a studiarmelo, anche perché non ho voglia di studiarmelo. Anche perché vedremo stasera... Vediamo stasera. Non si passa più qui. Strada chiusa. Ok? Ditemelo, cosa succederebbe se escono 3x? Se me lo dite per favore, perché non c'ho il tempo nella voglia di studiarmelo. Però quello che vi voglio dire è questo, cioè, come si può pensare che stasera vada in campo un Bari stellare contro una squadra sicura di sé, che fa i playoff, che stanno tranquilli col culo sulla sedia dei playoff? Come si può pensare? Cioè, io la vedo dura, io la vedo che magari un pareggino, se pareggiano le altre, andiamo a fare i playoff. I playout. Io questo penso, non mi aspetto di vedere la luna nel pozzo. Mi seguite? Non mi aspetto di vedere gli assini che volano stasera. Quello è il Bari, quello è la squadra, quelle le gambe che tremano, quello è Dorval che tanto vi piace, che in difesa tutti i gol che ha preso il Bari, questa è una responsabilità di Dorval, tutti, da prima all'ultimo. Questo è. Poi fate voi, se voi immaginate che stasera il Bari vinca 4-1, 6-2, se non sbaglio che fu il risultato l'anno scorso col Brescia, state sognando ad occhi aperti, perché non sarà così, non sarà così. Poi siamo nervosi noi tifosi, poi chi mi dice tu ti guardi le partite in TV e dici le tue cose, forse non sapete che io andavo allo stadio prima che voi nasceste e andavo pure a delle vittorie a vedere le partite del Bari. Quindi state calmi cari, che io vado a vedere il Bari da quando c'ho 8 anni o 7 anni, portava mio padre al delle vittorie, quindi shut up, ok, forza Bari sempre, e ci sta che bella via.